massimo LG G2, la nuova punta di diamante della gamma smartphone di LG, che porta una vera innovazione di design. Vedete che sui profili, sia sinistro, destro e anche sulla parte superiore, non ci sono tasti. Questo perché i tasti sono posti entrambi sulla parte posteriore. Entrambi intendo i tasti volume, ma anche il tasto di accensione. Questo perché abbiamo osservato un po' come gli utenti utilizzano lo smartphone e principalmente gli utenti lo impugnano così, quindi con l'indice già nella parte posteriore. Allora, perché utilizzare i tasti laterali che magari spesso e volentieri mi costringono a cambiare mano oppure a cambiare la mia impugnatura? Ce l'ho già impugnato in questo modo e i miei tasti sono sicuramente a portata di dito. A cosa servono questi tasti? I tasti volume naturalmente regolano il volume quando sono in un contenuto multimediale piuttosto che in chiamata, ma poi mi permettono anche, quando sono in stand by, se io tengo premuto il tasto giù per 2 secondi, automaticamente mi permettono di accedere alla fotocamera. Questo per avere anche un accesso rapido alla fotocamera. Se invece tengo premuto per 2 secondi il tasto su, mi permette di accedere a Quick Memo in maniera immediata. Quindi i tasti posteriori mi danno un'ergonomia che è migliore rispetto a quello che sono i tasti laterali, e poi mi permettono anche di avere delle funzionalità aggiuntive. Per esempio, avete visto che ho spento il display con un doppio tocco, stessa cosa si può fare per accenderlo, quindi basta toccare 2 volte il display e si spegne, 2 volte il display e si accende. Questa funzione si chiama knock on e serve principalmente per evitare di dover sollevare lo smartphone e premere sempre il tasto posteriore per accenderlo, quindi basta semplicemente un doppio tocco. Molto comoda anche perché funziona in qualsiasi applicazione, ovviamente non toccando nella parte utile dello schermo per l'applicazione, ma sulla barra delle notifiche. Se io tocco 2 volte la barra delle notifiche, ecco che lo smartphone si spegne. Quindi il display, avete visto che è veramente una star in questo prodotto, perché è molto grande, è un display da 5,2 pollici, è il più grande nella sua categoria, però lo spazio occupato dal display, cioè comunque lo spazio, l'ingombro dello smartphone, è veramente molto contenuto, tant'è che lo riesco a utilizzare comodamente anche con una mano. Questo perché abbiamo ridotto all'osso i bordi laterali, sono soltanto 2,65 mm e ci permettono di avere un form factor da 5,2 pollici invece che da 5 pollici o addirittura da 4,7 come fanno alcuni dei nostri competitor. E poi anche con un display del genere guardarsi i nostri video sicuramente sarà un'esperienza migliore, perché abbiamo la possibilità di guardarceli a tutto schermo. E qui vedete che veramente i bordi sono risicatissimi e non abbiamo l'immagine che è sacrificata magari anche dai tasti posti nella parte inferiore o dallo speaker nella parte superiore. Il display è naturalmente un display Full HD con qualità IPS, riproduce dei colori molto realistici ma è anche molto luminoso, quindi alla luce del sole lo vedo molto bene. Il display è sicuramente una parte importante, ma un'altra parte importante sta qui dietro, è la fotocamera. Una fotocamera che questa volta ha deciso di puntare sulla qualità, perché è una 13 megapixel, quindi non abbiamo voluto correre e rincorrere la tecnologia, andare 20 e passa megapixel, ma è una 13 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine. A cosa serve lo stabilizzatore? Nient'altro che, come dice il nome, a stabilizzare la mia immagine qualora la mia mano non fosse completamente ferma. Mi serve soprattutto in ambienti chiusi, in ambienti magari dove c'è scarsa luminosità, ovvero quando il sensore per catturare l'immagine deve rimanere aperto per un tempo più lungo, e quindi in quel tempo, se io ho la mano che vibra e se non ho lo stabilizzatore, l'immagine verrà mossa. Quindi fotocamera 13 megapixel con stabilizzatore ottico, soprattutto per scattare delle foto perfette in qualunque condizione di luce. E poi abbiamo anche un'altra novità, perché rispetto ai comuni smartphone che hanno soltanto un punto focale, qui ne abbiamo fino a 9. Vedete che qui ne ha presi 2, adesso vediamo quanti ne prende altri 2. Questo per darci la possibilità di fare delle fotografie che abbiano sempre la migliore messa a fuoco e una maggiore profondità. Ora, abbiamo parlato della fotocamera, abbiamo parlato del display, funzioni multimediali, ce ne ha veramente da vendere, però la parte che sta molto a cuore agli utenti è: benissimo, avete fatto uno smartphone super potente, super bello, e quanto dura la batteria? Riesco ad arrivare fino a fine giornata? 8,9 mm di spessore, ma una batteria da 3000 mAh, è la capacità più grande che c'è sul mercato in termini di smartphone, quindi senza andare su degli smartphone che sono più grandi, quindi cosiddetti phablet. 3000 mAh che cosa mi permettono di fare? Di lasciare a casa il caricabatterie e di farmi una giornata senza problemi, anche con un uso intenso, quindi anche per esempio utilizzando varie applicazioni come streaming, oppure internet, oppure Facebook, eccetera, eccetera. Adesso qui abbiamo un problema con la rete. Comunque, la durata della batteria quindi permette, anche per esempio con 3 ore e mezza di schermo o un paio d'ore di telefonate, di raggiungere tranquillamente la fine della giornata. E questo secondo noi è un elemento di grandissima importanza. Questi sono i 4 punti fondamentali.
design, il display, la fotocamera e la batteria. Poi ci sono anche tante altre cose, di G2 ci sarebbe da parlarne per un'oretta, però vi dico soltanto che processore Snapdragon 800 quad core da 2,26 GHz e poi abbiamo anche l'audio ad alta definizione, è il primo smartphone che permette di ascoltare la musica in alta definizione a 24 bit a 192 kHz. Per farlo avete anche nella confezione già incluse gli auricolari quad beat 2 che hanno una risposta in frequenza e una dinamica dell'audio veramente eccellente. Tutto questo, G2 è già disponibile, 599 euro, la versione 16 GB disponibile in nero e in bianco, fra qualche settimana arriverà anche in negozi selezionati la versione a 32 GB e naturalmente arriverà anche in tutti i portafogli degli operatori.